Tra il 400 e il 500, Urbino fu uno dei centri più importanti del Rinascimento. Raccontiamo qui brevemente la linea dinastica dei duchi di Urbino attraverso le opere d'arte di alcuni tra i più grandi artisti del Rinascimento italiano, come Piero della Francesca, Raffaello, Michelangelo e Tiziano. Attraverso i loro capolavori scopriremo la storia di una delle più importanti signorie dell'Italia rinascimentale, i suoi rapporti con i potenti papi e le politiche matrimoniali tra le grandi famiglie dell'epoca. Il primo personaggio storico di cui ci occupiamo è Federico da Montefeltro, vissuto tra il 1422 e il 1482. Fu un grande condottiero e un importante mecenate. Lo vediamo qui ritratto da Piero della Francesca nella Pala di Brera. Federico da Montefeltro veniva sempre ritratto dal suo riconoscibile profilo sinistro. Infatti il profilo destro restò deturpato in seguito a un terribile incidente. Quando Federico aveva solo 22 anni, mentre stava partecipando a una giostra, la lancia del suo avversario penetrò nel suo elmetto, tranciandogli una parte del naso e portandogli via l'occhio destro. Questa è la causa di quel particolarissimo naso e del fatto che si fece sempre dipingere solamente dal lato sinistro. C'è un altro dipinto di Piero della Francesca del quale non si può non parlare in questa storia dei duchi di Urbino ed è la Flagellazione, dipinta attorno alla metà del 400 e oggi è conservata ad Urbino presso la Galleria Nazionale delle Marche. Sull'interpretazione di questa opera enigmatica sono stati versati fiumi di inchiostro. Secondo una tesi, il ragazzo biondo al centro, fra le tre figure sulla destra, sarebbe Oddantonio da Montefeltro, primo duca d'Urbino. E sì, perché Federico da Montefeltro fu il secondo duca d'Urbino. Il primo duca d'Urbino era il fratellastro Oddantonio, che in viso al popolo era stato ucciso nel 1444 in seguito ad un'oscura congiura, alla quale è possibile che Federico non fosse totalmente estraneo. Se tale interpretazione fosse corretta, allora è probabile che il dipinto dovesse valere per Federico come memento mori. In un celeberrimo dittico di Piero della Francesca esposto alla Galleria degli Uffizi è immortalato Federico da Montefeltro insieme alla moglie Battista Sforza. I due sposi ebbero ben 9 figli, di cui 8 femmine e un solo maschio, Guidobaldo, che vediamo qui ritratto accanto al padre. Il pittore Pedro Berrughete ritrae il piccolo Guidobaldo con vesti sfarzose mentre tiene in mano lo scettro del potere, che ne indica la posizione di futuro erede del Ducato di Urbino. Infatti, quando Federico da Montefeltro morirà di malaria nel 1482, gli succederà il figliolo Guidobaldo. Lo vediamo qui in un dipinto di Raffaello. L'artista urbinate ritrasse anche la moglie di Guidobaldo, la duchessa Elisabetta Gonzaga. Guidobaldo da Montefeltro fu molto amato durante la sua signoria. Il suo regno però fu interrotto tra il 1502 e il 1504 dalla conquista di Urbino ad opera di Cesare Borgia. Cesare Borgia, infatti, voleva conquistare un regno nei territori italiani per la propria famiglia Borgia, con l'aiuto del padre, Rodrigo Borgia, divenuto papa con il nome di Alessandro VI. Abbiamo già parlato del papa Alessandro VI Borgia nel video dedicato a Cristoforo Colombo quando abbiamo raccontato del Trattato di Tordesillas. Ma ritorniamo alle vicende del Ducato di Urbino e a Cesare Borgia. Il papa Alessandro VI morì improvvisamente e il figlio Cesare, senza l'aiuto del potente padre, non riuscì a consolidare le sue conquiste. Così, nel 1504, il Ducato di Urbino tornò a Guidobaldo di Montefeltro. Guidobaldo, però, era sempre stato malaticcio e non poteva avere figli. Così, decise di adottare come futuro erede suo nipote Francesco Maria della Rovere. La madre di Francesco Maria della Rovere era infatti sorella di Guidobaldo, mentre il padre era fratello dell'allora papa
Giulio II della Rovere. Francesco Maria della Rovere, che vediamo qui ritratto da Tiziano, divenne duca d'Urbino alla morte dello zio Guidobaldo nel 1508. Durante il suo ducato, Francesco Maria fu spodestato da Lorenzo di Piero de' Medici, da non confondere con Lorenzo il Magnifico, che era suo nonno. Lorenzo di Piero de' Medici, che vediamo qui ritratto da Raffaello, ottenne l'investitura del ducato di Urbino grazie a suo zio, l'allora papa Leone X de' Medici. Vediamo Leone X de' Medici ritratto tra i suoi cugini in una celeberrima opera di Raffaello. Questo ritratto del pontefice Leone X venne inviato a Firenze nel 1518 per rappresentare il papa impossibilitato a spostarsi in occasione delle nozze tra Lorenzo di Piero de' Medici, duca di Urbino, e una nobildonna francese. Da queste nozze nascerà Caterina de' Medici, futura regina di Francia, della quale abbiamo già parlato nel video dedicato al primo balletto della storia. Lorenzo di Piero de' Medici, duca d'Urbino, morì di sifilide a soli 27 anni. Lo zio papa Leone X commissionò quindi a Michelangelo un monumento funebre per il nipote nella sagrestia nuova di San Lorenzo a Firenze. In questo monumento Michelangelo immortala Lorenzo duca d'Urbino vestito all'antica in un atteggiamento pensieroso. Terminata questa parentesi medicea, il ducato d'Urbino ritorna a Francesco Maria della Rovere, che nel frattempo aveva sposato Eleonora Gonzaga, che qui vediamo ritratta da Tiziano. I due avevano avuto 13 figli. Alla morte di Francesco Maria della Rovere nel 1538 gli succederà il figlio Guidobaldo II della Rovere, che vediamo qui ritratto da Bronzino. Guidobaldo II della Rovere, per ragioni di politica matrimoniale, aveva sposato in prime nozze una ragazza giovanissima e per l'occasione aveva commissionato a Tiziano l'opera oggi conosciuta come La Venere di Urbino, conservata alla Galleria degli Uffizi. Questo sensuale dipinto doveva essere donato alla giovane sposa e servirle come una sorta di delicato e raffinato modello educativo al connubio amoroso. Ai piedi della seducente Venere troviamo il cagnolino, simbolo della fedeltà coniugale. È lo stesso cagnolino che si trova nel ritratto di Eleonora Gonzaga. Tuttavia la giovane moglie di Guidobaldo II morì a soli 24 anni. Così il duca sposò in seconde nozze Vittoria Farnese. Vittoria Farnese proveniva da una potente famiglia di mecenati. Suo nonno era infatti l'allora papa Paolo III Farnese e i fratelli erano il gran cardinale Alessandro Farnese e Ottavio Farnese, ritratti insieme al nonno da Tiziano in questo celebre dipinto ora esposto al Museo di Capodimonte. Il matrimonio tra Guidobaldo II e Vittoria Farnese si celebrò a Roma per procura il 29 giugno del 1547. Per tale occasione furono terminati in tutta fretta gli affreschi che il cardinal nipote Alessandro Farnese aveva commissionato a Giorgio Vasari per la propria residenza presso il Palazzo della Cancelleria. Il Salone dei 100 giorni si chiama così perché era stato chiesto a Vasari di portarlo a termine in soli 100 giorni, proprio perché doveva essere pronto per il matrimonio della sorella del cardinale con il duca di Urbino. Il ciclo di affreschi, infatti, celebra il Papa Paolo III Farnese e quindi l'importanza della famiglia Farnese. Si narra che quando Michelangelo si recò al palazzo per vedere la sala dei 100 giorni, Vasari, tutto orgoglioso del proprio lavoro, gli disse: «Pensa che l'ho fatto in soli 100 giorni!» E Michelangelo rispose: «E si vede!» Dal matrimonio tra il duca Guidobaldo II e Vittoria Farnese nacque Francesco Maria II della Rovere. Lo vediamo qui ritratto da bambino insieme al padre da Tiziano.
Valoroso condottiero, Francesco Maria II partecipò alla battaglia di Lepanto alla testa di oltre 2000 uomini provenienti dal Ducato di Urbino. Alla morte del padre avvenuta nel 1574, Francesco Maria II della Rovere gli successe nel Ducato, ma era destinato a essere l'ultimo duca di Urbino. Infatti, giunto verso la fine dei suoi giorni senza eredi, sottoscrisse la devoluzione di tutti i suoi possedimenti allo Stato della Chiesa. Vediamo qui l'ultimo duca di Urbino ritratto da Federico Barocci. Barocci viene considerato un artista manierista, così come manierista è considerato il ciclo della Sala dei 100 giorni di Vasari. Abbiamo seguito tutta la storia dei duchi di Urbino insieme ai maggiori interpreti del Rinascimento italiano. E così, quando ormai il Ducato di Urbino si estingue, l'arte rinascimentale lascia ormai il posto all'arte manierista. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a lasciare un commento. Ogni tuo piccolo gesto mi aiuterà a portare avanti questo progetto culturale. Sul sito www.libriazonzo.it potrai trovare inoltre interessanti approfondimenti. Ciao!